Un ruolo sempre più centrale anche nelle aziende è quello del comunicatore, figura fondamentale tanto per il tempo della pace quanto per quello della crisi, ricopre una posizione che ha molte sfaccettature. L'Osservatorio per la comunicazione di impresa, nato in seno a Unione Industriali, prova a delinearne i contorni in un volume dedicato. L'osservatorio nasce nel giugno del 2020, per rispondere a una necessità di avere un centro studi che studiasse la comunicazione come comunicazione professionale. Un anno dopo, nell'autunno del 21, l'UNI, ente nazionale della normazione, ha normato appunto la professione del comunicatore professionale. L'osservatorio ha fatto le sue considerazioni nella formazione della norma e una volta che la norma è uscita, ha voluto lavorare in termini più di contenuti, di competenze, di strumenti, di storia, sulla professione. Ecco perché è nato la comunicazione professionale come manuale edito dalla Lewis University Press. Questo manuale vuole aiutare certamente chi vorrà conseguire la certificazione del comunicatore professionale secondo le norme UNI. In autunno probabilmente la Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino sarà in grado di certificare secondo le norme UNI la professione di comunicatore professionale. E quindi l'osservatorio continuerà ad approfondire i temi con l'obiettivo di accreditare sempre di più la comunicazione professionale come una professione autonoma, distinta da quella del giornalista e distinta da quella degli influencer. Abbiamo parlato del profilo del comunicatore in azienda, un profilo estremamente caleidoscopico. Quali sono le facce principali di questo caleidoscopio? Il comunicatore ha tante facce del suo lavoro, quanti sono gli stakeholder, quindi portatori di interessi di una realtà organizzata. Il comunicatore d'impresa è quella persona che deve gestire tutte le forme di comunicazione dell'impresa verso i suoi stakeholder, quindi tutte le relazioni che l'impresa ha nei confronti degli stakeholder, li deve gestire in piena coerenza. In palio c'è qualcosa di estremamente importante, ad oggi soprattutto, è la reputazione della realtà organizzata. Pertanto, senza un comunicatore capace di orchestrare un po' come in sinfonia le diverse forme di comunicazione, ecco che potremmo effettivamente avere dei grossi problemi in termini di reputazione. E le università ad oggi sono pronte anche ad accogliere i nuovi aspiranti comunicatori? Insegnano a sufficienza ciò che è necessario? La comunicazione, così come qualunque disciplina sociale, essenzialmente quindi umana e sociale, è qualcosa che cambia in continuazione. L'Accademia si adopera nella ricerca per essere sempre al passo con i tempi. Se ad oggi ci sia riuscita, io questo non lo so. Io credo che però siamo sicuramente in un ottimo momento storico che vede l'Accademia e le realtà organizzate in una stretta collaborazione, proprio perché occorre accettare la sfida del cambiamento. È un mondo infatti quello della comunicazione che sta cambiando radicalmente, cambia di giorno in giorno. Come vi ponete rispetto a questo cambiamento? Studiando, chiedendo, facendo domande a chi gestisce la comunicazione, io sono appunto un'accademica, quindi da un punto di vista molto pratico, avendo delle collaborazioni anche con le realtà organizzate, e poi probabilmente noi abbiamo una missione che è quella di insegnare agli studenti la pazienza in un periodo un po' strano, perché è un periodo veloce, essenzialmente di cambiamenti repentini, ma dobbiamo mettere gli studenti nella condizione di capire l'evoluzione di qualcosa che per sempre si evolverà, non dando per scontati diversi passaggi.